Buonasera a tutti, signore e signori. Io sono Saverio D'Amico e questa sera parliamo di una rubrica che per la quale andiamo a battezzare come titolo C'era una volta. Saverio, Mi dica. di che si tratta? C'era una volta, c'era una volta. Innanzitutto, prima che gli dico di che si tratta, vi dico a tutti gli italiani di che si tratta. Come voi vedete qui dietro le mie spalle c'è una bellissima coreografia siciliana. A fianco a questa coreografia siciliana io ho delle buste. Queste buste danno il risultato di C'era una volta. Numerate. Sì. Allora, per cominciare, innanzitutto io, per far capire subito il tema della rubrica che andiamo a parlare, voglio prendere una busta. A caso? Sì. A caso, no, ma non c'è bisogno che anche a caso, perché tanto tutte e cinque, sono cinque buste, tutte e cinque buste vengono aperte, perché queste buste sono delle buste che ci hanno inviato i cittadini siciliani dicendo che una volta c'erano delle usanze che oggi non esistono più, che soprattutto i giovani di oggi, la nuova gioventù, non li conosce. E appunto per questo le persone anziane di una volta vogliono avere il piacere di far conoscere a questa nuova gioventù queste usanze siciliane, perché sono usanze che non muoiono mai, per un motivo. Scomparendo un dialettico muore un popolo, ricordatelo. Bravo Signori, Saverio! io voglio andare ad aprire, come mia simpatia voglio, tanto tutte e cinque li devo cioè, aprirle. La numero 5, vediamo che contenuto andiamo a trovare. Una a caso. Non è stata a caso, è stata scelta mia. È il numero, la busta numero Scusi 5. Saverio, ma Mi perché le dica. ammischiate allora? Così. Perché mi andava di farlo. Prego. Suspense. Allora, signori, in questo foglio c'è scritto. Lo mostri. Ecco, scusate, in questo foglio, come voi tutti vedete e notate, c'è scritto una frase ortograficamente scritta in siciliano. Io da La palermitano traduce. la traduco, io mi specifico, io da palermitano non riesco a leggerlo tanto bene, trovo difficoltà perché io sono giovane, una persona anziana di 30 anni fa riesce a leggerlo. E questa anche un senso di questa puntata. C'era una volta. Adesso vado a leggere e vi spedisco. Chiedo scusa l'errore vocale. Adesso vi vado a specificare il detto che una volta c'era e oggi non c'è più. Vada. Ci vuole un vento in chiesa, ma non a sfruttare i cannini. Allora, ci vuole un vento in chiesa, ma non a sfruttare i cannini. Signori italiani, questo detto significa. Scusi, Mi dica, mi Saverio, dica. traduca letteralmente. Letteralmente, allora, letteralmente dice ci vuole vento, ma Regolare in chiesa. in chiesa, perché la chiesa è, come si può La dire, chiesa. la chiesa, la nostra La non so, parrocchia. la nostra parrocchia, uno che è cattolico ama la chiesa. Scusi, Saverio, siccome siamo in tempi un po' strani, Mi dica. uno avrebbe potuto dire ci vuole il vento della moschea. Appunto, questo io lo confermo. Allora, onde evitando tutto questo, Uno chiedo. per evitare, siccome siamo cattolici, Appunto, no. diciamo. Oggi in Italia lo sappiamo tutti: c'è chi è cattolico, c'è chi crede a altre situazioni. Non siamo tutti cattolici. Mi perdoni se qui la querelo. Mi perdoni. Allora, Scusi, perché mi dica. Per mi querela? la frase che ha detto di battuta. Mi permetto perché, signori, io dietro le quinte ho una persona stupenda che giustamente mi suggerisce alcune cose, mi fa delle domande ed è una persona nota, e tengo tanto e stimo tanto. E onde evitando queste battute, non dico il nome perché lo rispetto, gli voglio bene, perché abbiamo tempo di presentarli. Questi capolavori e queste persone, perché lavorano tutti per noi. Allora, signore, andiamo al dunque di questa frase. Allora, questa Scusi, frase, Saverio, mi dica. forse è bene riprenderla. Certo. Ci vuole un vento in chiesa. No, chiedo scusa.
Ci vuole un vento, un chiasa, ma no a sudare i canile. Mostriamo. Guardate come viene scritto in siciliano, signori. È tradotto letteralmente. Tradotto, letteralmente si dice: ci vuole il vento, ma non fin tanto a spengere le candele in chiesa. Perché? È un significato che può specificare. Chiedo scusa. Prego. Significato che può specificare. Sì, puoi far tanto della tua vita, ma non il troppo, perché se fai il troppo rovini quello che sai fare. Insomma, Saverio, non esagerare. Non esagerare. Questo è un detto delle persone anziane ai tempi che lo dicevano, che non esiste più. Signori miei, è bello dirlo, è bello ripeterlo. Per quale motivo? Non dimentichiamoci le usanze siciliane. Oddio, non sto dicendo che noi siciliani dimentichiamo le nostre usanze, perché anche su in Nord Italia ci sono delle usanze che non li usano più. Oddio, non è che sto andando a pigliare un'usanza di su perché ce l'ho con su. No, io sto dicendo tutta l'Italia. A caso posso dire Milano. Signori, dico Milano per un motivo. Io ci ho vissuto a Milano. Vi racconto una cosa. Un aneddoto? Un aneddoto, grazie la correggio, Prego. chiedo scusa. A me è successa una situazione. Io abitavo su a Milano e avevo fatto amicizia con un ragazzo di Milano, che questo ragazzo io non sapevo che era un figlio di Lombardi, gente del nord. A un certo punto mi ha invitato a casa sua a mangiare e io a un certo punto, mentre sono entrato, sentivo parlare, aveva la nonnina, la sentivo parlare in modo strano. Ma io non conoscevo il Lombardo. Allora a un certo punto al mio amico gli faccio: ma scusa, ma tua nonna di quale città, di quale paese? Fa conto quale paese? È Lombarda mia nonna. Lei invece pensava che Pensavo fosse che non era italiana. polacca, Ma neanche quello, non immaginavo tutto, ma non pensavo. A rumena. un certo punto mi fa: no, è Lombarda, come è Lombardo? Ho sentito parlare un po' strana. Questo è dialettico Lombardo, io non conoscevo, ecco. A un certo punto, mentre che ero all'impiedi, sento la nonnina che mi dice: tacciappa chi cacatrega, Prego. tacciappa chi cacatrega. Mi sono Scusi, girato. Mi Saverio. dica, mi dica. Ma questo è rumeno. No, 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 non è rumeno, è lombardo. Allora, è lombardo, ora gli dico cosa significa, perché io a un certo punto neanche io conoscevo questa frase. Guardo il mio amico. Stranito, gli faccio: cosa ha detto tua nonna? Scusami. Fa: no, ha detto prenditi la sedia. La cadrega in lombardo significa sedia. Ecco, questa è anche un'usanza che su non si trova più. Scusi, Mi dica, mi Saverio, dica. e oggi come dicono sedia i milanesi? Oggi la chiamano sedia, non più Ah. cadrega. Un tempo, mezzogiorno, l'orario dell'orologio, mezzogiorno, lo specificavano in lombardo mesdì. E oggi? Oggi mezzogiorno, i giovani di oggi, giovani i lombardi di oggi parlo, come uguale le usanze siciliane. Appunto per questo dico, signori, le usanze bisogna portarsele dietro, perché perdere un'usanza è come perdere un popolo. Allora, per continuare il programma, Scusi, andiamo, io mi dica. so che lei non ama i complimenti, però le devo dire bravo. Io la ringrazio. E andiamo a continuare il programma. Prego. Vado a prendere la seconda busta. Non è a caso, la scelgo io perché tanto tutte e cinque li dobbiamo aprire, per la quale una già è stata aperta, un'usanza già è stata scoperta. Andiamo a scoprire la seconda usanza che è stata nascosta per anni e la gente di 30 anni fa, siciliani, le persone anziane, vogliono che questa verità, questo detto viene ripetuto ancora a passare degli anni per il futuro. Vado ad aprire l'altra lettera. Vada Saverio. Allora, vado a prendere ho preso la numero 4, vado a scendere. Prendo la num No, chiedo, ho preso la numero 5, vado a prendere la numero 4, In vediamo. ordine decrescente. Grazie di questo. Vediamo che succede, che cosa abbiamo come contenuto dentro la numero 4. Che poi, signori, è bello sentire queste frasi. Io non li conoscevo, oggi per me è un'esperienza avere letto e capito un'usanza che c'era una volta, neanche io che la usavo. Oggi posso dire che la userò. Abbreviando i discorsi, apriamo la busta.
Scusate. Allora, prima io vi faccio vedere il contenuto. Guardate cosa c'è scritto. Ora vado a leggere. Allora, qui mi dice in dialettico siciliano: Ussia somo etto insigna a chiancere. Significa lo stesso morto impara a piangere. Ora mi dite, che Scusi, significa? Mi Savedio, dica, mi dica. Sì, come dire che anche i morti imparano? imparano a piangere. La frase stessa già dà il risultato. Perché chi è che veramente rispetta una persona? Chi si vuole bene? È normale se uno perde un parente, un amico caro, piange, giusto? Ma pure se non è un amico, se uno sa vivere, piange ugualmente. Appunto, questo è il detto siciliano. Ah, signora, un'altra cosa. Il detto siciliano, io non parlo per i siciliani, questo è un messaggio che do, Scusi, mi D'Amico, dica. le volevo fare una domanda. Ma lei come spiega che in Sicilia ogni cosa è pervasa di morte? Anche i proverbi, morti che piangono. No, perché noi amiamo. Allora, questo io lo spiego subito. Scusate da un argomento, vado in un altro argomento. Poso un attimo il foglio. Prego. Allora. Come tutti voi sapete, noi siciliani, io per prima persona mi ci metto, abbiamo un detto. Quando noi parliamo, recitiamo. Non è che recitiamo perché noi cerchiamo di dimostrare che siamo attori, non è vero. Noi siciliani ci definiscono attori nati per un semplice motivo, perché noi abbiamo, quando parliamo, fissiamo fisso negli occhi, ma non è che fissiamo fisso negli occhi per un motivo. Perché noi vogliamo, perché è proprio carattere siciliano questo. E poi la gente che ci vede fisso negli occhi, ovviamente si impanichisce, Sì? ci viene il pane, come dire, perché mi sta guardando fisso? Invece non è vero, è proprio il siciliano che quando parla rispetta, perché come educazione si guarda una persona che si parla in faccia, noi invece, oltre che la guardiamo, la Scusi, puntiamo negli Saverio, occhi, mi dica. in confidenza, ma è come se lei dicesse che gli altri popoli sono maleducati, non No, guardano in faccia? non me lo permetto proprio. Dico, l'usanze siciliane. In Alta Italia posso dire che c'è Per gente. esempio, i milanesi dove guardano? I milanesi, non sono tutti, c'è chi guarda in fisso negli occhi, ma non come il siciliano. C'è chi che ti parla e ti parla, magari e comincia a girarsi intorno, perché hanno un modo abitué di vita diverso al siciliano. Ma il siciliano conosce la persona o non la conosce, il siciliano guarda sempre fisso negli occhi le persone. È un'altra cosa. Il siciliano ha il vizio, quando si ci fa il saluto, e si ci dà la mano, il siciliano stringe forte la mano. C'è una situazione. La mano stretta forte del siciliano, quando la stringe Vuol dire forte, calore. vuol dire veramente amicizia, oltre che calore. Quando il siciliano la mano la dà senza stringerla, vuol dire un saluto freddo. Saverio, passiamo alla prossima busta. Certamente. Allora, la prossima busta, a simpatia sempre mia, voglio andare ad aprire la numero 2. Guardate Prego. bene, numero 2. Vediamo queste altre usanze che oggi non esistono più e cerchiamo di farle esistere ancora. Numero 2, vado ad aprirla. Saverio, Mi dica. diciamo che sono modi di dire? Certo, tutto è il modo di dire. Proverbi, Eh sì. Appunto, saggezza popolare. scusate che poggio. Prego. Allora, ho aperto un po' male la busta, no, non fa nulla. Allora, prima di dire il contenuto, cosa c'è scritto, ve la faccio vedere. Per il motivo di farvi vedere le bellezze ortografiche scritte in siciliano pure. Che, ripeto, io da buon siciliano, io non li conosco. Faccio fatica pure a leggerli. Signori, vediamo che cosa c'è scritto. Tinto comode, cacurriessa si marita. Allora, questa si dice in siciliano continuativo, dice tinto comode. Scusate, tinto comode, cacurriessa si marita. Significa, è cattivo chi muore.
Ma chi resta si sposa. Questo è anche un detto che se uno... Scusi, Mi Saverio, dica, mi dica. ma qual è il significato profondo di questo proverbio? Appunto, stavo specificando. Allora, questo sembra una cosa stupida, però in questa cosa che magari la potremmo pensare che è stupida, è fondamentale, perché specifico piano piano per far capire agli italiani, perché noi siciliani, bene Diciamo che lei analizza. o male, sì, soprattutto, allora, tinto comode, cioè, tinto in siciliano, stretto, significa una persona che è cattiva, che è dispettosa. Cacurriesa. Cacurriesa significa chi resta. Si marita. Marita si sposa in Però mi italiano. scusi, Mi dica, Saverio. mi dica. Ma si maritano le donne o si maritano gli uomini? Come si sposano sia l'uno e sia l'altro. Marita. Mi scusi, ma marito non è il maschio. No, se marito è maschio. La sposa, giustamente la donna è sposa, però marita noi lo diciamo in dialettico nostro per motivo, perché noi lo pronunciamo in questo modo, ma si definisce si sposano, perché non è che si sposa il maschio solo, si sposa sia il maschio sia la femmina, cioè Però specifica. maritare. Maritare. Io ci rido sopra perché io amo il mio dialettico, però giustamente è giusto, gli italiani non è che conoscono bene il nostro dialettico, perciò fanno fatica a capirlo, appunto. Ecco, Saverio, ma il significato profondo di questo proverbio qual è? Ecco, ripeto anche un'altra cosa, questa è una delle buste che a me mi dà fatica. Io a darvi conferma di questo significato. Significa io sono con molta fatica, io metto molta fatica a specificare il significato di questa situazione, però il significato di queste frasi ve lo darà il signor Franco. Scusi, Saverio, lei traduce letteralmente. Certo, ma io sono giovane per queste usanze che esistevano 30 anni fa. E Diciamo forse anche di più. Diciamo magari pure, cioè sì, questo lo confermo pure io. che dunque il significato potrebbe essere che la vita continua. Mi scusi un attimo. Sì, in questo caso per quello che leggo io posso pure confermare, ma non solo confermo per gli italiani, anche per i siciliani. E per gli Io stranieri. Cioè, e gli stranieri, soprattutto tutta Italia, tutto il mondo, perché tutto il mondo fa paese. diciamo, chi muore, muore. Chi vive, vive. Questo è anche un risultato, perché chi vive, giustamente, se è destinato a farsi famiglia, si farà una famiglia. Chi muore, non si può fare più una famiglia. Questo è il contenuto di questa busta. Sembra stupida. Ma è fondamentale. E questa busta dà anche un risultato a noi giovani. Io per primo mi ci metto. Cerchiamo di usarle queste frasi ancora, queste usanze, e cerchiamo di far contenti alle persone anziane che oggi vivono con fortuna e domani non ci saranno più. E là di là noi facciamo vedere che pronunciamo questi detti e li usiamo. Perché c'è un al di là. Ecco, E certo che c'è un al di là, per tutti c'è un al di là. Andiamo a continuare ad aprire per la mia curiosità un'altra busta? e per la nostra. Eh sì. Signora, voi vedete che ci sono delle arance, no? Eh? Prendo una busta e prendo un'arancia. Tra la busta e l'arancia potete dire che significa. Tra il contenuto di questa busta, l'usanza che non esiste più, e tra l'arancia che tengo in mano, La differenza è? Cioè, è tra tutte e due la Sicilia. Perché mi scusi. subito mi specifico, la Sicilia questa, io la definisco queste due cose la Sicilia, perché l'arancia è siciliana. È la busta. Il contenuto che c'è scritto dentro la busta e l'usanza che oramai si è perso fa parte della Sicilia pure. Signori, guardatemi bene, siciliani soprattutto, e anche voi italiani. Poso l'arancia e E vado ad apre. aprire la numero 3.
Allora, la numero 3, guardate prima, c'è scritto in siciliano sempre, sciate rimate e voglio rire. Allora, noi lo diciamo così, sciate rimate che voglio rire. Cioè, è strano sentirlo pronunciare perché Scusi, è stretto questo scusi detto, mi Saverio, dica. Ortografia. mostri come dice lei l'ortografia. Allora, significa. Allora, io lo dico innanzitutto prima. No, no, mostri. Ah, come? Allora, sciate remate vuol dire strade madre in italiano. Scusi? Strade e madre. Tutte le strade sono madre, significa sciate remate. E poi e voglio rire. Voglio sorridere. Io non so il significato perché, ripeto, io sono giovane per dare Mi una scusi, conferma. Saverio, ma lei un'espressione del genere l'ha mai usata? Forse sì e forse no, perché poi Forse più no. ecco, confermo pure questo, però sono cose che uno li dice però non li pensa. Perché noi siciliani come siamo? Cioè Siamo. uno dice senza pensare. Sì, perché facciamo delle battute, però tanto per farle, magari per ridere, perché tante volte si ritrova tra amici e si dice a battutella per ridere, però in secondo tempo no, si ci accorge che si dice una battuta che è veramente toccante, fondamentale, che noi potremmo veramente, cioè, usarla per altre cose. Scusi, Saverio, Significa. nel caso specifico, che vuol dire? Nel caso specifico, vuol dire. Sciate le mace e voglio ridere. È come dire quando una persona magari fa qualcosa di comico, dico, penso, e si mette a ridere, no? Come dire, guarda, guarda, in italiano noi lo definiamo come dire, guarda che comico sto ragazzo. Invece noi in siciliano dice sciate le mace e voglio ridere, dai che baccumina. Dico, io la definisco in questo modo. Allora, per continuare, vado a posare E la passiamo alla busta e prossima. passiamo all'ultima busta. Però questa è l'ultima busta. Non è perché l'ultima è finito. Non è finito. Perché è l'ultima del contenuto. Ma il resto viene dopo. Va Diciamo che bene? abbiamo altre puntate. Sì, certamente. Perché Questo è solo questa l'inizio. puntata è stata battezzata per queste usanze. Andiamo ad aprire l'ultima busta che è la numero 1. Solitamente si dice che l'uno fa due, invece uno adesso fa zero, perché è l'ultima. Scusi, Saverio, in Mi che dica. senso l'uno fa due? Uno chiama il due, Il due. chiama il tre, invece questa, l'uno chiama il zero, perché oramai è l'ultima e non ce n'è più. Vado Ah. ad aprire l'altro. Attesa. Certamente. Allora, guardate il foglio e il contenuto che c'è scritto. C'è scritto, calate iunco capassa la china. Questo si dice allora, Analizziamo? sì, certamente, però lo dico velocemente da siciliano. Calate iunco capassa la china. Analizzarlo in italiano trovo un po' di difficoltà, vedi, perché questa proprio è proprio stretta stretta, neanche io la conosco, sto detto non lo conosco e neanche so come analizzarlo in italiano. Allora, calate iunco. Iunco in siciliano noi diciamo zoppo, quello che penso io, che conosco io. Capassa la china, capassa la china, passa la china. E come posso definirlo sto detto? Adesso capisco perché noi giovani abbiamo spento, scusate per l'errore, e abbiamo spento queste usanze, perché sono usanze difficili, però sarebbero belli aggiornarsi. Ecco, analizziamo. Calati sarebbe Abbassati. chinati. Chinati. Ah, calati. No, perché qui mi dice, calati chiunque. Allora, abbassati, cioè zoppo.
Junku, Junku significa Junku zoppo. sarebbe giunco. Junco sarebbe. Ah, calati Junco, abbassati Junco, capassa la china. La piena. Calati E perciò il risultato è? Aggiunco. lo diciamo al giunco. E il giunco sarebbe una pianta, un arbusto. Ah, ho capito. Passa la piena del fiume, del Che torrente. torrente. Allora, signori, il finale ci ha dato il piacere, il regista, di darci il significato per l'emotivazione di età. Non è una persona anziana, non è Scusi, un. lei che vuol dire? No, non lo voglio offendere, per carità, sto specificando, non è una persona anziana, ma un po' di anni più di me e quei periodi li ha vissuti, che invece io no. E può Saverio, dare qui un parliamo di motivo? secoli. Bravo. E certo, ma oltre i secoli, si dice l'età nella vita è un numero, è vero, per carità, ma l'esperienza passata degli anni è un magazzino che si porta dietro una persona. Quindi, Saverio, riassumiamo a beneficio del pubblico. Certo, Calati giunco, calati cioè Giunco, calati arbusto. abbassati, si dice in italiano, giustamente per rispetto Agli agli italiani. italiani, in italiano abbassati Giunco, Giunco, Giunco. perché passa la piena. Quindi Perché passa la piena? Io il significato profondo. come potrei definirlo? È come dire perché passa il fiume e come magari uno se c'ha sete può bere. Diciamo, Saverio, che forse vuol dire che quando ci sono cose più forti di noi dobbiamo piegarci? Certamente, A perché nella volte. vita, perché ne chiedo scusa se la interrompo, Prego. perché nella vita, almeno in me stesso, tra me e me, io quello che penso, bisogna essere sempre quelli che si siano, se stessi, perché è inutile che una persona cerca di essere quello che non è, perché vive male, vive, perché poi uno non se ne accorge, a passare del tempo se ne accorgono le persone che non si è quello che si è conosciuto, appunto perché si dice noi oggi in italiano. Diciamo, sta persona è ambigua ed è brutto accettare un termine ambiguo. Signor D'Amico, analizziamo. Calati giunco che passa la piena, tradotto letteralmente. Tradotto, c'è cioè il finale della traduzione, può specificare un motivo, come dire, non è sempre che, capito, poi non è sempre che puoi andare così, ti va bene oggi, ti va bene domani, ma viene prima o dopo quel momento che ti deve abbassare. E significa, sta frase, sto detto significa, questo è una lezione di vita. Significa che nella vita noi abbiamo i momenti buoni e i momenti brutti. Come sappiamo accettare quelli buoni, dobbiamo saper accettare quelli brutti, perché fanno parte di tutta questa vita. E questo è un detto che specifica questo significato. È come dire a volte qui a Palermo, calati le corna. Qui a Palermo il detto siciliano che abbiamo, perché è anche un detto sbagliato, lo pronunciamo spesso e volentieri, io sempre mi metto in prima persona perché non voglio offendere i siciliani perché sono coetanei miei e tanto di rispetto. Spesso e volentieri è come dire, noi siamo pure comici per la strada, se noi andiamo in giro per Palermo e andiamo, che so, in motorino o in macchina, a Palermo in macchina si guida un po' di furbizia. E tante volte magari si becca qualche persona per strada, che uno ci fa qualche piccolo sorpasso, io sto ipotizzando qualche aneddoto, e dico, metti caso, tipo, e hanno qualche battibecco, perché quello doveva passare prima, quello dopo, allora a un certo punto scatta la frase detta, magari, calati coena. Ecco, perché ogni cosa si ripete, perché noi usiamo anche certi detti per offendere. O lo capiscono o non lo capiscono. Invece in italiano lo specifico normalmente, perché in Arte Italia magari uno deve offendere un altro, magari la frase così in italiano può dire sei stupido o una cosa del genere. E appunto noi in Sicilia abbiamo i nostri pure modi, come voi in Arte Italia avete i vostri modi. No, Diciamo che siamo un po' più brutali? no, 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 siamo più che aggiornati. Brutali tra di noi lo siamo, perché se noi capiamo, se noi abbiamo qualche persona che sappiamo che è del nord,
Noi non siamo così ambigui che andiamo cioè, a parlare dialettico che loro non lo capiscono. Noi parliamo in italiano perché sappiamo parlare in italiano. Però se siamo tra di noi parliamo il dialettico nostro. Uguale lo fanno loro. È la stessa cosa, appunto tutto il mondo è paese. Perché io ho sentito che in Art Italia dicevano che noi abbiamo una mentalità un po' strana. Non è vero che abbiamo una Scusi, mentalità Saverio, diversa. strana in che senso? Strana che Diciamo noi, che ci vogliono sminuire? più che altro, perché dicono che noi siamo un po' ritardati giù. Non è vero che siamo Ritardati? ritardati come mentalità. Cioè, Cioè, oggi si direbbe ritardati mentali. no, mentali. Ritardati come termine che noi siamo meno aggiornati di loro. Non è vero. Cioè, secondo lei, noi siamo ritardati mentali? No. No, 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 non mi confermo proprio, perché noi l'unica cosa sfortuna che noi abbiamo in Sicilia, che automaticamente che succede? Sappiamo tutti che c'è poco lavoro. E quel po' di lavoro che abbiamo, giustamente ogni genitore fa fatica a portare avanti gli studi dei propri figli. E allora io a mio figlio, se devo farlo studiare, con fatica io gli faccio prendere da siciliano la terza media, perché per motivo economico non posso pagargli gli studi. La differenza in Art Italia, che cioè, ci sono le industrie, c'è il lavoro e tutto, ogni genitore non fa fatica a portare avanti gli studi del proprio figlio e spende i soldi per gli studi e lo fa studiare, eccetera, eccetera. Io in questa situazione la trovo un po' toccante, ma non per me, perché io mi reputo un genitore fortunato per la posizione lavorativa, però io mi Scusi, immedesimo a che veramente non c'è un lavoro. d'amico, ma secondo lei la questione meridionale oggi l'abbiamo risolta o no? Certo che l'abbiamo risolta. Perché no, a noi c'è rimasto il timbro meridionale. Ma ditemi una cosa, ma tutta Italia, dove sono I timbri. i timbri? Significa a Firenze, i toscani dove sono più? A Milano, I i lombardi, i lombardi dove sono più? I piemontesi. piemontesi dove sono più? Ci sono più siciliani, calabresi e napoletani, meridionali. Siamo noi che formiamo l'Italia. Ecco, scusi, d'amico, ma come mai i siciliani, i meridionali sono rimasti e i piemontesi, lombardi, veneti sono spariti? Come Non che sono spariti, perché mai? No, perché giustamente. sembra quasi che parliamo di un Certo, questo è un parabianca. argomento veramente significativo. Scusi, si potrebbe parlare di una lupara bianca regionale? Non tanto, perché poi alla fin fine, facciamo un esempio, dicono che in Sicilia abbiamo la mafia. E invece? Invece, parliamoci chiaro, la mafia non è soltanto in Sicilia, perché quello che succede in Art Italia non succede in Sicilia. Allora la mafia ce l'avete voi? No, non lo confermo. Scusi, che succede in Altitalia? In Art Italia si sentono, ogni giorno se ne sente una diversa dall'altra, che la mamma uccide il figlio, che il figlio uccide la mamma. Dico, sto ipotizzando, anche qui in Sicilia Però succede. scusi, d'amico, la mamma Indica. che uccide il figlio non è un caso di mafia. No. Ma qual è la differenza tra la mamma che uccide il bambino e Totò Riina che mette le bombe? La mamma che uccide il bambino è il fattore toccante per il motivo, perché, capito, prima metti a mondo una creatura e poi gli levi la vita. Il fatto di Totò Riina che mette, come ha detto, Le bombe. le bombe, chi è che l'ha confermato questa situazione? Nessuno. E allora non c'è nessuna spiegazione, dico. Saverio, le voglio fare una domanda. Lei sa che c'erano una volta e ancora oggi degli studiosi i Sì. quali negano che la mafia esista. Non potrebbe darsi che la mafia sia un'invenzione dei mass media? Può anche darsi pure, però appunto per questo io dicono la mafia. Ma la mafia che cos'è? È Che cos'è? facile pronunciarla, difficile spiegarla. Noi non è perché siamo siciliani ci debbo prendere per mafiosi, non siamo mafiosi noi.
Mafiosi possiamo essere tutti, perché anche il mafioso può essere anche quello che vive al nord. Mafia. Mafia è una cosa che non c'ha spiegazione. Andiamo con l'ultima? Allora, andiamo con l'ultima. La numero due, come voi vedete. Emozionato? No, adesso no. Forse perché siamo quasi nel finale e ho preso coraggio. Ma il coraggio non l'ho preso io. Me l'avete dato voi il coraggio. Grazie, Saverio. Prego. Andiamo a leggere il finale, come voi vedete. Allora, qui c'è scritto. Allora, io lo leggo un po' con fatica, però poi ve lo specifico chiaramente. Vada. Ugnuto all'uso oso paese, lucretino, runeghe. Allora, scusate, ugnuto oso paese, lucretino, runeghe. Traduce? Significa il cornuto sta al suo paese, perché il popolo, una volta che sa che ha, come si vuol dire, lo sbottimento del popolo, che è un cornuto, resta per un cornuto. Invece uno cretino può andare in giro per tutto il mondo, perché è cretino, però la gente non lo sa che è cretino. Almeno io penso questo, ho detto che è il finale. Saverio, Mi dica. le posso chiedere di analizzare un po' meglio insieme? Certo. Perché questo è un detto curioso. Il detto è questo, perché in italiano dice il cornuto sta al suo paese, E come tale? resta cornuto. Il cretino può stare dovunque. Diciamo che si ambienta ovunque il Certo, cretino. no, perché il cretino resta è cretino, però non lo sanno le persone. È cornuto perché non è che è cornuto che lui dice io sono cornuto, è cornuto perché il popolo ha giudicato e ha scoperto che lui è cornuto. Oddio, noi come siciliani quando diciamo cornuto a uno Scusi, è vuol dire perché è Saverio. stato tradito dalla Scusi, moglie. Saverio, ma qual è la differenza allora tra il cornuto e il Il cretino? cornuto c'ha le corna, il cretino è cretino, non c'ha cervello e E carattere. perché il cretino ovunque? Appunto, perché il cretino dove sta, non capisce il significato di quello che sta facendo. Mentre il Il cornuto? cornuto sa che è cornuto e giustamente si tiene le corna e sta perché è un cornuto. Scusi Mi Saverio, ma non dica. potrebbe darsi che il cornuto in un piccolo paesino lo conoscono tutti, ma fuori dal paese nessuno sa che è cornuto? Certo, appunto. Mentre il cretino. Certo. Allora, il cornuto, stando nel suo paese, resta sempre per cornuto, ma uscendo fuori non lo conoscono È il nessuno. cretino. Invece è cretino, È cretino al suo dovunque, paese. è cretino al suo paese, ma dovunque non lo conoscono, non lo sanno che è cretino. Poi se lo praticano, scoprono se è un cretino. Quindi il cornuto altrove, se lo praticano, non lo Non lo scoprono. Il scoprono. cretino.